Quando la pasta non è al dente, il cuoco è un deficiente. Il Giro d'Italia con Sapor Italy. Ogni giovedì una regione diversa nel menù di Sapor Italy per scoprire le ricette della cucina italiana. Un viaggio alla riscoperta delle antiche tradizioni culinarie. Giuseppe Di Guglielmo, già assessore a Calitri, tra i visionari promotori dello Spons Fest e subcommissario provinciale uscente del PD. Michelangelo Ciarcia, imprenditore del settore agroalimentare, ex sindaco di Venticano, da sempre tesoriere del PD irpino. Saranno loro due a contendersi la guida del partito in Irpinia nelle assemblee di circolo in programma sabato e domenica. Il congresso provinciale dunque si farà. I malumori non sono ancora sopiti, all'ordine del giorno della commissione provinciale ci sono i possibili casi ed i ricorsi, ma intanto gli schieramenti sono definiti. Con Di Guglielmo, la D'Amelio, Iannace Paris Festa Sant'Aniello e D'Agostino, con Ciarcia, l'Irpino De Luca, De Caro, la componente Famiglietti, gli ex segretari De Blasio e Vittoria. Certo, non mancano i paradossi nel PD, che a livello nazionale ancora non sa che via prendere. Solo dopo il 21 aprile se ne saprà di più del futuro del partito. In Irpinia intanto il congresso provinciale servirà soprattutto a definire il percorso che condurrà i democratici verso l'appuntamento con le amministrative. Non esclude primarie di centrosinistra De Guglielmo. Di altro avviso Ciarcia, che sottolinea la litigiosità espressa sino ad oggi dal partito e la necessità di regole interne. Queste le prime dichiarazioni dei candidati segretari. Le linee politiche le decideremo insieme, non appena insomma, i risultati diciamo, di questa competizione saranno presenti, però insomma, io personalmente sono convinto che bisogna dare prima di tutto una mano all'Irpinia, una presenza del Partito Democratico nei territori, perché insomma, io non penso di aver coniato un termine, però insomma, street secretary significa, come oggi si usa insomma, il termine, il segretario di strada. Questa logica delle correnti dovrebbe iniziare a scemare, come dire, non avere la stessa preponderanza che è stata in questi anni. Se vogliamo bene al Partito Democratico, al popolo del Partito Democratico, agli elettori, dobbiamo ragionare in un'altra logica. Potrebbe essere anche uno strumento importante quello delle primarie, perché no? Insomma, però io penso che le primarie devono unire, non dividere, non solo il Partito Democratico, ma anche la coalizione che sostiene il partito. Quindi questi sono punti importanti per il futuro.